12. Garibaldi parte prima. Bertoldo è a Torino per lavoro. Garibaldi, che grande uomo! La spedizione dei mille, l'unità d'Italia. Bertoldo, ho deciso di partire per la Sicilia e liberare l'Italia meridionale. Il re lo sa? No, non ancora. Ma ho una lettera per lui. Vuoi portarla a Torino? Senz'altro. Ecco la lettera. L'unità d'Italia è nelle tue mani. Il capitano Bertolini. Avanti, capitano. Maestà, ho una lettera di Garibaldi. Maestà, ho deciso di conquistare l'Italia meridionale. Ho 1000 volontari con me. Ho bisogno di 2 navi. Suo devotissimo Giuseppe Garibaldi. Ma Garibaldi ha perso la testa. Vuole liberare la Sicilia con solo 1000 uomini. È pazzo. Con rispetto, maestà. Ha visto i nostri volontari? No, non li ho visti, ma 1000 uomini contro 40.000. È impossibile. Non posso dare il mio aiuto a questa spedizione. Come vuole, maestà. Cosa facciamo, caro Cavour? Ho 50.000 uomini pronti. Li ho mandati qui. Ah, ho capito, se Garibaldi perde, perde da solo. E se vince? Se vince, siamo con lui. Così, con l'aiuto di Garibaldi, anche l'Italia meridionale diventa nostra. Bertoldo è tornato. Hai visto il re, Bertoldo? Sì, l'ho visto. Cosa ha detto? È contro la spedizione. E ora come facciamo senza navi? Le ho già trovate. Eccole. Non sono stato di grande aiuto. Bertoldo, hai fatto il tuo dovere. L'ho fatto per l'Italia e per te. Il giorno dopo. Ragazzi, ecco le navi. Stanotte partiamo per la Sicilia. Quando l'hai vista? Giulia, l'ho incontrata giovedì. Zucchero? No, grazie. E poi non l'ho più vista. La rivista l'ha mandata a Napoli. Napoli? Sì. E Mario? Mario è in Umbria. Ha deciso di abitare in un vecchio monastero, da solo. Ha comprato un monastero? No, non l'ha comprato. Ha affittato una camera. Così Mario e Giulia hanno lasciato Roma? Sì. E tu? Quando li hai visti? Ho incontrato Giulia 2 settimane fa, alla caccia di un santo. L'ha trovato? Sì. L'ha trovato? Sì, morto. Un altro caffè? No, grazie. E Mario come sta? Sta bene. In Umbria ha incontrato l'ispirazione. Ha trovato la poesia. E Giulia? Giulia ha pubblicato un libro di fotografie. Ha firmato un nuovo contratto con... Ha proprio deciso di chiedere la separazione? Sì. Ma perché l'ha chiesta? Giulia e Mario hanno 2 caratteri così diversi. E poi... Chi è l'altra donna? Non so. Non l'ho mai incontrata. Povera Giulia. Ha bisogno di amici. Perché l'hai lasciata partire? Ma... Quel quadro è di Mario, vero? Sì. Anche quello è di Mario. Le ho comprate insieme. Mario li ha venduti a poco prezzo, naturalmente.